Eccolo qui, ormai si sente a casa lui, cioè, è giusto. Il libro degli amici straordinari è con noi il maestro Ugo Nespolo. Grazie. Maestro, Ciao. benvenuto. Grazie, grazie a voi. Grazie. Che salone hai trovato? Che salone stai Ma non l'ho ancora trovando? visto perché ho fatto un giro veloce, ma sono stato travolto dagli eventi. Però dato che dovrò venirci 4 volte, lo vedrò bene. Lo vedrai Sì. bene. E che cos'è questo libro che c'è in mano Maria Teresa, il libro degli amici straordinari? Ma questo è un libro che mi hanno presentato ora, ma è un'esperienza davvero da giudicare a livello super internazionale. Perché è un'esperienza didattica fatta alla fine degli anni 80 e prima degli anni 90 da un'insegnante altrettanto straordinaria che si chiama Francesca Roll e che ha lavorato con quei bambini e ha prodotto 390 libri a cui hanno collaborato scrittori come Fruttero e Lucentini, come artisti, psicologi, personaggi di ogni tipo e natura. Oggi mi hanno presentato un volume che è quello che ho curato io e mi ero appassionato subito di questa storia, il libro degli amici straordinari. Erano dei temi che lei dava a scuola e servivano non tanto da un punto di vista psicologico, ma proprio da un punto di vista creativo. E io mi ero appassionato, avevo fatto un testo di 10 pagine, avevo tempo all'epoca. Eccolo Ecco, qui, eccolo là, guarda. autografo. Autografo, senz'altro. C'è. E praticamente questa qui è un'esperienza che va al di là un po', diciamo, delle solite esperienze didattiche con i bambini, il disegno, eccetera, perché l'abbiamo appena presentato qui nella Sala Bronzo e devo dire che, e poi per fortuna questa maestra ha tenuto tutti questi volumi, 390 volumi, li ha tenuti tutti, quelli tutti i manoscritti, eccetera. E li ha conservati e finalmente sono stati rilevati, presi in carico da Pompeo Valiani che dirige questo museo straordinario che Museo tutti della scuola. il museo eccetera e sono una documentazione unica, diciamo, a livello internazionale, proprio veramente, ma dimostrano soprattutto il fatto che quello che manca ancora oggi e sempre di più, che la scuola deve prendere in considerazione. Sapete benissimo, la scuola italiana, io stesso ho fatto il professore per qualche anno all'inizio, la scuola italiana trascura profondamente due elementi che sono chiave, che sono la musica e le arti figurative. Le considera un po' le Cenerentole, sì, i bambini disegnano, si suona il flauto, ma poi alla fine non si approfondisce niente. Sono esperienze che non servono a niente e spariscono spesso. Beh, questo invece ha contraddetto quella cosa. Maestro, maggio 1989, maggio 2024, 35 anni, un amico che vorrei nell'89 e un amico che sarà nel 2024. Cos'è cambiato? Ma è cambiato tanto, è cambiato tutto praticamente. Pensate soltanto a una cosa, in quegli anni non c'era naturalmente niente che avesse a che fare con per esempio l'elettronica e i computer, non c'era. Io ho lavorato poi tanto anche per esempio, se vi ricordate la serie per Rai Yo-Yo dei bambini, l'ho fatta io, anzi abbiamo fatto qui l'anno scorso una grande presentazione, eccetera. Ma è cambiato tutto questo e anche ho sentito un discorso interessante che abbiamo fatto ora, l'ha fatto un insegnante molto intelligente, ha detto, beh, la gente ha sempre avuto, c'è stato un periodo in cui si aveva paura della televisione, non fate vedere ai bambini i robot perché poi Goldrake, eccetera, Gig, Mazinga. fanno paura, Mazinga, ammazzare la gente, eccetera. Ebbene, era una stupidaggine notevole. La televisione si è presa in un certo modo, non è da demonizzare. Ma lei ce l'ha il pugno d'acciaio? Io certo, io ce l'ho, no, lo tengo nascosto per quello. Quindi insomma è cambiato tutto, è cambiato tutto. È cambiata anche, non è cambiata invece se a rileggere quei testi che io ho riletto con compassione, perché no. Beh, non è cambiato l'entusiasmo dei ragazzi probabilmente, però anche se vedete voi la scuola è cambiata per molti motivi, no? Basta che accendiamo il telegiornale, hanno picchiato l'insegnante, picchiata la maestra, eccetera, eccetera. Diciamo che si è accresciuta un po', l'attitudine a considerare la scuola un elemento qualsiasi di passaggio,
parlo in genere naturalmente, poi non è così, però considerarla come dire un impiccio, una cosa fastidiosa, sì, i genitori che vanno, picchiano la maestra perché il figlio eccetera, ha preso brutto voto eccetera. Beh, lì in quegli anni lì non c'era quello. Non c'era. Guarda, siamo in conclusione, ma mi permettono l'ultima battuta. Non so se è un commento anche della tua esperienza artistica. Questa tavola. Bellissima. Attento che cadi, è la risposta dell'amico bambino, io sono un equilibrista. Bella, eh? Bella, eh? Bella, bella. Attenzione anche noi dobbiamo stare attenti a non cadere, in effetti. No, infatti io ho fatto una mini prefazione che racconta questo, dico tutti questi bambini che cercavano l'amico, la ricerca dell'amico, cioè la ricerca di un posto sicuro, di una confidenza, di una possibilità di relazionarsi con qualcuno, beh non è quello che cerchiamo ancora noi oggi dopo tanti anni, siamo tutti sicuri di aver ritrovato questi amici eccetera, quindi vedete che il desiderio rimane quello e le istanze sono sempre quelle. Abbiamo 30 secondi che ci stanno facendo segni, dobbiamo passare la linea alla produzione televisiva. In 10 secondi, un progetto che ti sta particolarmente a cuore oggi? Ma sto lavorando per esempio con Sergio Castellitto per un progetto di una grande mostra a Roma sulla diaspora, cioè gli artisti che vengono dalle zone di guerra, che è un esperimento, una cosa molto interessante, molto importante, fatta con Cinecittà, il centro sperimentale, la prima che mi hai detto, insomma, mi hai chiesto. Sto lavorando a molte altre, insomma, comunque quella è una cosa abbastanza. E poi un'altra esperienza che farò, penso, per l'Expo Mondiale di Osaka, dove sono invitato a partecipare.